Oggi ha come fatto un lavoro di squadra. Bentornati a Come è fatto. I costumi per le mascotte non sono noti per la loro comodità, ma quelli di oggi sono leggeri e alcuni hanno anche un sistema di traspirazione completo di mini ventola nella testa. Questo significa che la mascotte non deve sudare per stimolare i tifosi. Questo drago mascotte è di nuova generazione. Il costume si è evoluto per accogliere l'ospite nel migliore dei modi. Per creare questo drago si parte da un disegno. Poi la silhouette viene adeguata alle proporzioni umane con un'altezza media di 1,80 m. L'artista disegna occhi enormi e una bocca stravagante, e non solo per motivi creativi. Queste grandi aperture daranno all'attore lo spazio per vedere e respirare. Ora vengono scolpiti grossi pezzi di gomma espansa, leggera e indeformabile. Con un taglierino viene data forma alla testa del drago, seguendo il disegno. In passato si usava la fibra di vetro per le teste delle mascotte, ma la gomma pesa la metà. Viene montata una batteria all'interno della testa, dietro la nuca. Viene testata per controllare che riesca ad alimentare questa minuscola ventola quadrata, che sarà montata all'interno della parte superiore della testa. Poi si spruzza dell'adesivo sulla gomma espansa per incollare gli strati scolpiti di gomma. La testa del drago inizia a prendere forma. Vengono ritagliati gli enormi occhi. Poi viene effettuata una prova per controllare la visibilità e l'agilità di movimento. Ora viene tagliato uno strato molto denso di gomma. Il suo spessore serve a sopportare l'uso a cui è destinato. Sarà infatti il piede del drago. Si scava via la gomma dal centro del piede, lasciando un'area cava. Poi ne viene rimossa ancora per ottenere una scarpa 46. Con la levigatrice a nastro si arrotonda l'esterno del piede di gomma espansa. Ora la scultura del piede è terminata e il pezzo passa al reparto stoffe. Sull'esterno del piede viene spruzzato un adesivo ad alta tenuta, sopra cui viene teso del tessuto in paille. Questo tessuto è cedevole, quindi può essere tirato bene e inserito nelle pieghe della gomma. Ora sul fondo del piede viene spruzzato un adesivo e la stoffa in eccesso viene tagliata via. Si eseguono le cuciture con un filo resistente. In seguito viene incollata una suola di gomma ruvida sotto il piede del drago. Questo è un artiglio di nylon imbottito con polyfill. Si impiegano circa 3 ore per fabbricare un piede. Ora si torna all'altra estremità. Viene incollato un occhio sulla testa della mascotte. L'occhio è in nylon traspirante teso su una cornice di plastica. Viene cucito un corno, fatto di gomma e rivestito di stoffa. Poi vengono cucite le narici. La mascotte inizia ad essere espressiva. Manca un ultimo passo. Viene incollata una griglia in nylon bianco sopra la bocca, su cui vengono applicate strisce di stoffa nera, per conferire alla mascotte il suo sorriso. Ora viene disegnato un corpo esterno. Questo ricoprirà il costume interno che darà alla mascotte la sua forma rotonda. Viene tagliata la fodera per il corpo esterno, seguendo il modello. Poi si segue lo stesso modello per il rivestimento esterno. Vengono cuciti 3 strati, paille, gomma e fodera, tutti insieme. Questa macchina taglia e cuci, taglia via la stoffa in eccesso, mentre cuce e unisce i bordi. Le scaglie sono cucite a mano sul dorso del drago mascotte. È ora di mettere alla prova il costume. Calza a pennello. Ma com'è il panorama dall'interno? Niente male.
Vogliamo essere certi di non perdere la testa. Questo drago è pronto per il 21° secolo.